impatto insieme alle imprese proprio per riuscire ad avere nuove eccellenze con, diciamo, un'innovazione legata sia alla mobilità elettrica, all'idrogeno e anche all'auto autonoma, come spiegavamo prima, ma anche a vecchie eccellenze del nostro territorio che stiamo perdendo, tipo per esempio le reti tranviarie, la manutenzione delle reti tranviarie. Quindi noi punteremo tanto insieme alla regione a riportarle nel nostro territorio, perché è veramente importante non perderle. Torino veramente aveva delle grandissime eccellenze anche legate al trasporto pubblico e cerchiamo di riportarle sul territorio di Torino. Siamo in un momento veramente critico dei trasporti, ma molto molto fervido di innovazione, quindi non so neanche immaginarmi cosa succederà da quei prossimi anni, perché come dicevo prima si parla di elettrico, di idrogeno, addirittura fino a qualche tempo fa non ci si poteva nemmeno pensare, nemmeno immaginare. Quindi sono molto ottimista, però bisogna stare al passo coi tempi e accelerare, perché siamo già indietro rispetto all'innovazione.